Buongiorno, da Paolo Carboni che vi parla, responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e della regia di Espansione TV. Seconda domenica di Pasqua è festa della Divina Misericordia, che fu istituita da Giovanni Paolo II nel 1992, che la fissò una settimana dopo la Pasqua. A volerla, secondo le visioni avute da San Faustina Kowalska, la religiosa polacca canonizzata da Wojtyła nel 2000, fu Gesù stesso. Io desidero che vi sia una festa della Divina Misericordia. Voglio che l'immagine che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo la Pasqua. Questa domenica deve essere la festa della Misericordia. Quale luogo migliore per celebrare questa festa se non il santuario diocesano della Santissima Trinità Misericordia in Maccio di Villa Guardia? Il santuario testimonia questa particolare esperienza di grazia. Gli avvenimenti spirituali che qui si sono compiuti iniziano nell'anno 2000 e sono legati all'esperienza di fede e di preghiera di un parrocchiano, insegnante, sposato e padre di due figlie. In modo sempre più chiaro e continuativo, egli percepisce una voce interiore che lo guida nei momenti della preghiera e gli dà indicazioni precise da riferire al suo confessore e in seguito alle autorità della Chiesa. In particolare, egli avverte, attraverso visioni intellettuali, una viva presenza della Santissima Trinità. Presiede l'Eucaristia il rettore del santuario e parroco Don Gianluigi Zuffellato. Predisponiamoci per la Santa Messa. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Oggi è la festa della Divina Misericordia. Come quando si arriva in cima ad una montagna, anche noi oggi possiamo contemplare dall'alto tutta l'opera della redenzione compiuta da Gesù nella Pasqua e realizzata dalla Santissima Trinità per tutti, nel tempo e nella storia. Questo giorno, in questo santuario della Santissima Trinità Misericordia, ce lo ricorda affinché non dimentichiamo l'opera che il Signore ha fatto per ciascuno di noi. La sua misericordia è grande, è per tutti, è l'amore di cui abbiamo bisogno per vivere. Grazie, Signore Gesù, che nella Pasqua ti sei offerto per noi. Per questo la Chiesa oggi acclama: Gesù, confido in te. Insieme: Gesù, confido in te. E grazie, Santissima Trinità, che ti sei donata tutta a noi. Fa che noi ci doniamo tutti a te. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Insieme. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Eccoci introdotti in questa domenica della Divina Misericordia, seconda domenica di Pasqua. Chiediamo al Signore il perdono per essere ammessi ai santi misteri. Santissima Trinità, nella tua misericordia il Signore Gesù si è donato completamente. Perdona le nostre pigrizie e abbi pietà di noi. Signore, pietà. Santissima Trinità, nella tua misericordia il Signore Gesù ha annunciato il tuo amore infinito. Perdona le nostre lentezze e abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Santissima Trinità, nella tua misericordia il Signore Gesù ha mostrato le sue ferite per amore. Perdona le nostre indifferenze e abbi pietà di noi. Signore, pietà.
Dio Onnipotente abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca tutti alla vita eterna. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati e del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, o Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo la parola. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli,
Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono. Il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. E chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è verità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te. Ed eccoci qua insieme, 8 giorni dopo, diceva il Vangelo, proprio come i discepoli, così sta capitando anche a noi. 8 giorni dopo la Pasqua siamo di nuovo insieme, e siamo di nuovo insieme per incontrare il Signore risorto. Quindi oggi, festa della Divina Misericordia, è il giorno in cui noi raccogliamo i frutti della Pasqua, i primi frutti. Poi il grosso arriverà a Pentecoste, ma ci arriveremo. I frutti della Pasqua, e quali sono? Gesù che va dai suoi discepoli e, uno, ricorda la Pasqua. 2, chiede una risposta. Ecco, questo Gesù lo fa anche con noi oggi. Ricorda la sua Pasqua. E come lo ricorda? Come un'opera che ha fatto lui? No, molto di più. Il Vangelo dice: Gesù disse: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Soffiò e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Quanti soggetti ci sono in questa riga? Come il Padre ha mandato me, mando voi, ricevete lo Spirito Santo. Sono in tre. Vuol dire che quello che Gesù ha fatto nella Pasqua non l'ha fatto da solo, ma l'ha fatto a conto, per conto della Santissima Trinità. Questo è già un indizio molto importante, perché dice che tutto quello che Gesù ha fatto dalla sua incarnazione fino alla sua redenzione, alla Pasqua, tutto è stato fatto insieme dalla Santissima Trinità. Ricordiamocelo questo. E poi dicevo
che c'è la nostra risposta. Questa viene un po' riassunta nella bellissima risposta che ha dato San Tommaso: mio Signore e mio Dio. Cerchiamo di entrare adesso in questo episodio. Allora, innanzitutto è Gesù che va incontro ai suoi, ricordiamocelo nella vita, è Gesù che ci viene incontro sempre, è Gesù che ci viene a pescare, a prendere, l'ha fatto all'inizio con i suoi discepoli, lo fa sempre nella nostra vita, ci viene incontro, è con noi e viene incontro risorto, bello, messo a nuovo, pulito da tutte le brutture della croce, vi ricordate? Tutte eccetto una. Che cosa? Le ferite delle mani e il costato. Quelle non si sono chiuse, la risurrezione non le ha risolte, non le ha chiuse. Perché? È un po' come voi ragazzi quando andate in bicicletta e si cade qualche volta, ci si sbuccia un ginocchio, sì, ma poi pian piano la ferita si rimargina, passa e ci si dimentica. Ci si dimentica. Qui no. Perché no? Perché la Pasqua non ha risolto, non ha chiuso le ferite? Per lasciarle aperte sempre. Perché in quelle ferite noi riconosciamo quello che Lui ha fatto, che dice: guarda che io per te mi sono lasciato trafiggere, mi sono lasciato massacrare dagli uomini, ma vi rendete conto? Mi sono lasciato uccidere, però sono ancora qui. Ecco, questo discorso non lo fa mai nessuno. Se uno prende le botte da un altro, come minimo non si presenta più. Invece il Signore si presenta e dice: sono qui per te, sono ancora qui per voi. Questa è la misericordia. Capito? Questa è la misericordia. Un Dio che non si tira indietro, ma neanche davanti al nostro rifiuto, ma neanche davanti a quando lo vogliamo cercare. Perché questo è l'amore di Dio. Cioè, dietro tante parole, anche di noi preti, sempre voi dovete uscire da chiesa, almeno con questa esperienza, dire: ma Dio mi ama, mi ama, è per amore che ha fatto questo, è per amore che non si tira indietro, è per amore che mi cerca, è per amore che mi sostiene. Questa è la misericordia, sempre, ovunque, per sempre. Ecco chi è davvero il nostro Dio. Bene, davanti a mostrare le ferite, Tommaso, che all'inizio dice: io voglio vedere, un po' come noi, che diciamo: vogliamo credere, ma non sempre per la parola degli altri. Vogliamo credere perché anche noi possiamo constatare. Tommaso dice: mio Signore e mio Dio. Ma che bella questa espressione di fede. Perché alla fine dice: adesso ho capito che tu sarai il mio Dio per sempre. Questo è il mio Dio per sempre. Questo è il mio Dio. Vi ricordate il primo comandamento che il Signore aveva dato nel Sinai, addirittura scritto sulle pietre, sulle tavole di pietra? Il primo comandamento cosa diceva? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio lì fuori di me. E qui Tommaso dice: tu sei il mio Dio e mio Signore. Che cosa vuol dire? Che il Signore poteva scrivere anche 1000 comandamenti sulla pietra e darceli, ma fin quando non arriva la nostra risposta che dice: tu sei il mio Dio, alla fine non vale niente. Lui può dircelo 1000 volte: io sono il Signore Dio tuo, guarda che non devi avere altri dei lì fuori di me. Ma alla fine lui attende questa risposta. Capito che è meglio? Perché diventa la risposta dell'uomo che finalmente arriva da solo, si può dire, arriva a dire: tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore, non torno più indietro. Guardate che oggi, festa della Divina Misericordia, il Signore questa risposta la cerca dentro di noi. Diciamogliela. Diciamogli:
Signore, io non ti mollerò mai più, perché tu sei il mio Dio. Questa è la fede, la risposta di fede e della sua misericordia. Terzo, Gesù però capisce che non è facile e dice a Tommaso: tu hai creduto perché mi hai veduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, quelli che non vedono e credono. Questo serve anche a noi, perché noi siamo in questa condizione di non vedere Gesù risorto, però fatemi dire, in un certo senso noi però sappiamo che lui c'è e sappiamo che le sue ferite sono vere, ci sono per davvero. Eccola là l'immagine che Gesù stesso ha voluto far dipingere da quella suora polacca, Santa Faustina Kowalska, nel 1931, quando disse: questa sarà l'immagine che verrà benedetta nel giorno dopo, nella domenica dopo Pasqua, che è come oggi, per la venerazione di tutti gli uomini, affinché gli uomini entrino nella mia misericordia e possano attingere dalla misericordia. Ecco, noi sappiamo che queste ferite ci sono, anche se non le vediamo, però ci crediamo. Beati coloro che pur non vedendo credono, siamo noi. E viene da dire, questa è la fede, di poter vedere anche senza vederlo, di poter vedere qualcosa anche se non vediamo tutto. Sì, qualcosa noi vediamo, non vediamo tutto, ma qualcosa vediamo di te, Signore, perché sappiamo che non sono inventate, perché non ce le dimentichiamo le tue ferite. Noi vediamo anche senza vedere, noi vediamo anche oltre. Questa è la fede, vedere oltre, vedere quello che non, nessuno vede, vedere l'invisibile. Vedi un sacerdote che alza l'ostia, ma tu oltre cosa vedi? È il Signore che si dona. Ecco, vedere oltre, questa è la fede, vedere ciò che non si vede, questa è la fede. Vi racconto un'ultima cosa, così poi ci pensate. Mi ricordo una scena di un film di 10 anni fa che si intitola Corpo Celeste, la storia di una ragazzina delle medie che doveva fare la cresima, si preparava alla cresima, ma la sua preparazione era una cosa anche molto piatta, molto scontata, bastava imparare 4-5 le formulette e tutto andava bene. Però lei, dentro di lei, sentiva che questa cosa non funzionava. Per una serie di motivi incontra un prete anziano in una chiesetta della montagna, sapete, quei paesi spopolati. E questo prete anziano la prende un po' come una specie di figlioccia, diventa un padrino. E cosa gli fa fare questa ragazza? Gli fa spolverare la chiesa e gli fa spolverare il crocifisso che aveva in chiesa. Bel crocifisso, quasi a grandezza d'uomo, no, grandezza naturale. E questa ragazza, spolverando il corpo di Gesù, era una statua, ma lei, toccando concretamente le braccia, il volto, i muscoli, i chiodi, i piedi, il fianco, pian piano capisce che la fede cristiana non è un'idea, non è una filosofia, non è una storiella, ma sente concretamente nelle sue mani Gesù morto per lei. E quasi con il dito entra, no, nelle sue ferite, un po' come Tommaso è stato invitato da Gesù a mettere il dito, come dire: tu devi entrare nell'amore di Gesù se lo vuoi prendere, perché se no tu rimani sempre superficiale, sempre in superficie, ma così non entrerai mai nel suo amore. Quando il prete anziano torna, sapete cosa trova? Trova Marta, lei, che abbraccia il crocifisso in silenzio. Magari nel suo cuore lei ha detto: mio Signore, mio Dio, proprio come Tommaso. Quindi tutti quelli che faranno la cresima,
come compito dovrebbero spolverare il crocifisso di casa. Magari è piccolino, magari davvero è pieno di polvere, ma guardate che questo potrebbe essere un esercizio per dire: ma Gesù è vero, Gesù è vero, Gesù mi ama. Diciamoglielo, ci alziamo in piedi, diciamo che crediamo in Lui. Sul foglietto avete il credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ed ora presentiamo al Signore le nostre preghiere. Sono quelle della Chiesa e del mondo che ha bisogno di scoprire il suo amore. Diciamo insieme: abbi pietà di noi e del mondo intero. Abbi pietà di noi e del mondo intero. La tua Pasqua, Signore, custodisca tutta la Chiesa e la conservi nella gioia. Noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi e del mondo intero. La tua Pasqua, Signore, sostenga tutti i cristiani sparsi nel mondo, soprattutto quelli perseguitati, e nei luoghi dove non c'è la pace noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi e del mondo intero. La tua Pasqua, Signore, ci trasformi in tuoi testimoni gioiosi, noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi e del mondo intero. La tua Pasqua, Signore, sia segno di misericordia per tutti gli uomini. Sostenga l'anima di chi ti cerca, rallegri l'anima di chi ti ha trovato e aiuti chi vorrebbe credere. Noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi e del mondo intero. La Pasqua, Signore, doni a tutti i bambini la gioia di crescere nel tuo amore. Noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi e del mondo intero. La tua Pasqua, Signore, conforti chi è senza lavoro, chi è nella malattia, chi vive la solitudine. Noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi e del mondo intero. Nella tua Pasqua, Signore, ti affidiamo tutte le famiglie, immagine visibile della Santissima Trinità. Proteggi la crescita dei bambini, ispira il cammino dei giovani, sostieni le fatiche dei genitori, conforta le speranze dei nonni. Tutti sperimentino la tua misericordia, noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi e del mondo intero. E per tutte le nostre preghiere che portiamo nel cuore, nella tua misericordia, Signore, accoglile, falle fruttificare, portale a compimento. In Cristo risorto che vive e regna nei secoli dei secoli. Come on.
Ora pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, i doni del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede, rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendici perfetti nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i sacerdoti e i consacrati, le famiglie e tutto il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci rivolgiamo al Padre con la forza dello Spirito Santo e come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi uno sguardo di pace. Ecco Gesù, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati
alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione si unisca a noi con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Mi rimane.
Diciamo grazie al Signore, grazie alla misericordia della Santissima Trinità. Veramente il compito di oggi è quello di dire nel nostro cuore: Tu sei il mio Dio, Signore, mio Dio. Tu sei il mio Dio. Ecco, questo pomeriggio qui in santuario sarà esposta l'Eucaristia, tutto pomeriggio. Alle 3 pregheremo con la coroncina della Divina Misericordia e alle 4 con la supplica alla Santissima Trinità Misericordia, che è proprio la preghiera che è stata proposta e ispirata qui a Maggio. E ora preghiamo. O Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nella gioia del Cristo risorto, andiamo in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Tommaso è davvero presente in ognuno di noi. Abbiamo fatto esperienza di un Dio forte, grande, che in Gesù ha mostrato tutto il suo cuore umanissimo. Ma poi tutto è finito. Tommaso è proprio come noi, che non cade subito in ginocchio. Uno che non si fida, uno che resiste, ha dei dubbi, delle esitazioni. Uno che rimane ostinatamente a livello terra-terra. Uno che ha bisogno dell'infinita pazienza di Dio, uno che tarda ad arrendersi. Ma che proprio attraverso questo lungo e tormentato itinerario, guidato dallo Spirito, scopre alla fine il gesto giusto, trova le parole più semplici per dire la cosa più grande: mio Signore e mio Dio. È il momento di salutarci. Con Espansione TV ci ritroveremo domenica prossima e saremo ancora qui al Santuario di Maggio di Villa Guardia per la Santa Messa delle ore 10. Cari amici, ringrazio tutti per averci seguito. Da Paolo Carboni della squadra esterna, la linea ritorna ai programmi della rete. Buona domenica.